GF VIP, gli insulti nel fuori onda Oriana Marzoli, ecco come reagisce. Nell'ultimo televoto del GF VIP, Nikita Pelizzon ha sconfitto la venezuelana Oriana Marzoli. I fandom nati per i beniamini della casa hanno creato aspre discussioni, tanto da creare scompiglio. Tra i più noti di quest'anno, ci sono i Donnalisi, fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Gli Oriele, ammiratori di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, gli Incurvassi. Tifosi di Edoardo Tavassi e Nicolin Curvaia e Nikiters per la vincitrice Nikita Pelizzon. Ma cos'è successo dopo la finale? Oriana sembra essere stata aggredita. GF VIP, rissa dietro le quinte tra Antonella Fiordelisi e Nicolin Curvaia, cos'è accaduto dopo la finale? Uomini e donne, la tronista Lavinia Mauro sceglie Alessio, la risposta di lui. Cos'è successo nella puntata di oggi? Dopo la proclamazione della vincitrice, i finalisti e gli altri protagonisti del GF VIP sono rimasti in studio per fare le consuete fotografie ed interviste. Secondo quanto riporta The People, alcune ragazze della fazione dei Nikiters e dei Donnalisi hanno cominciato ad insultare Oriana Marzoli. Oriana, un beso. Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, stronza, avrebbero gridato. E ancora, Oriana, buon rosicamento, fallita, fai schifo. Proprio su Twitter gira un video in cui si vedono alcune ragazze urlare all'ex vippona la sua frase cult un beso carino come presa in giro, prima di essere fermate dalla sicurezza. Sembra, fortunatamente, che la 31enne non abbia reagito e ha risposto con il sorriso nonostante l'evidente maleducazione delle presenti. Inoltre, Oriana non è stata l'unica ad essere stata attaccata. Anche Guendalina Tavassi ha raccontato in una storia Instagram di essere stata assalita da alcune Donnalisi all'uscita dagli studi, mentre si trovava insieme al fratello Edoardo e Nicolin Curvaia.